Arriva Carotenuto che prova a bruciarlo, Langella deve toccare, calcio d'angolo. E qui ha avuto una grossa incertezza Langella, perché aveva la possibilità di rinviare, probabilmente, ecco, la stiamo rivedendo, guarda, aveva il pallone sui piedi, aveva la possibilità di rinviarlo, probabilmente lo voleva far finire sul fallo di fondo, invece è stato molto più abile il Carotenuto, l'attaccante dell'Arzanese, e si è guadagnato un calcio d'angolo che potrebbe diventare importante vista la difficoltà delle azioni manovrate. Carotenuto deve battere lui questo calcio d'angolo in favore dell'Arzanese. Ancora non arriva l'ok da parte di Tardino, c'è movimento e anche qualche tocco di troppo nell'area di rigore della Battipagliese. Dunque non fischia Tardino, lo fa ora, pronto Pasquale Carotenuto per l'Arzanese, pallone dentro, pericolo, rete, Già, la rete lì. Su Mischia. Il bomber di Razza sempre presente, Montaperto. È lui che ha trovato la rete, lo vedete, Montaperto che saluta i propri tifosi. E anche una bellissima rete per scelta di tempo, soprattutto scelta della posizione, ha tratto in inganno il suo diretto marcatore, ha fatto finta di uscire dall'area di rigore, invece poi quando è partito il calcio d'angolo ha trovato, ripeto, il tempo giusto e la posizione giusta. Ecco, stiamo rivedendo in combinazione con l'altro compagno di reparto, eccolo lì. Sì, da terra, ma mischia vera. È stato bellissimo il gol. È stato molto bravo Montaperto a trovare la sua 12ª rete, dunque affianca in testa alla classifica dei marcatori proprio il compagno Pasquale Carotenuto.